La prima dote è stata sul calcio e mi ha aiutato tantissimo perché comunque già da tantissimo tempo che volevo far parte di una squadra e non avevo le possibilità di poter far parte di una squadra perché come sanno tutti per poter entrare in una squadra devi pagare. Con questa dote ho avuto la possibilità di realizzare il mio piccolo sogno. Il progetto Doti, diritti pari opportunità per tutti e per tutte, nasce in realtà da un percorso storico lontano. Già nel 2014 Save the Children si concentra nel delineare quelle che sono le caratteristiche della povertà educativa e nel territorio nazionale vengono realizzati i punti luce. Da quella dote posso dire che mi sono aperto un sacco di porte perché ho iniziato a giocare in diverse squadre. Il calcio per me è molto più di uno sport perché mi ha aiutato a superare momenti difficili della mia vita. Nei punti luce, che sono luoghi educativi, spazi educativi rivolti a bambine e bambine dai 6 anni in poi, fino ai 17 anni orientativamente, tra le diverse azioni che vengono realizzate per il contrasto alla povertà educativa, ci sono anche delle azioni che assumono un ruolo particolare, che sono appunto le doti educative. Attraverso questo percorso, quindi, abbiamo incrociato appunto anche l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per unire insieme gli intenti sostanzialmente. E questo ci ha permesso appunto di avviare una nuova azione in diversi territori italiani, permettendo ai giovani da noi intercettati, alle ragazze e ai ragazzi intercettati di provare anche, di sperimentarsi, di provare nuove esperienze. L'unica cosa in cui proprio mi sento sicura al 100% è il calcio. Alcuni professori hanno reagito un po' male sul fatto che pratichi sport in generale, mi dicevo guarda che tu nel calcio non combinerai mai niente e ho continuato a giocare a calcio nonostante le sue critiche. Ovviamente mi hanno aiutato tantissimo perché mi ritrovo in prima squadra in eccellenza a 18 anni. Faccio un esempio molto pratico che mi viene anche dall'esperienza personale. Come faccio a sapere che, per esempio, mi piace nuotare piuttosto che studiare un determinato ambito di competenza, eccetera? Lo posso sapere solo se l'ho provato. Sembra una banalità, ma non lo è assolutamente. Io credo che le doti di comunità siano il volano per fare comunità, partendo però dai bambini e dalle bambine. Dopo la scuola vorrei andare per un anno in Marocco a giocare a calcio, perché il mio sogno è essere convocata dalla nazionale marocchina. Quindi sostanzialmente si tratta di mettere insieme gli sguardi, ma anche le voci, e saperle ascoltare. Creare sostanzialmente attorno a un bambino o una bambina un'equipe, tracciando insieme un percorso nel quale ci sia un tempo. Posso dire che il calcio mi ha aiutato da quando sono arrivata in Italia, mi sentivo un po' esclusa perché non sapevo parlare l'italiano e mi ha aiutato un po' anche a sfogarmi con tutta la rabbia che avevo dentro per ovvi motivi. Ero molto esuberante, non davo importanza alle persone che mi circondavano, volevo essere sempre quella che ha sempre ragione. Poi ho imparato che mentre la persona parla devo ascoltarla, devo dar spazio anche agli altri. Non esisto solo io. Dove ci piacerebbe incidere, no? Rispetto al futuro, attraverso questo progetto, penso che sia proprio sul senso di corresponsabilità condivisa attraverso delle azioni concrete, come quello che stiamo sperimentando, di tutte le comunità nelle quali in questo momento stiamo lavorando insieme.